Anche da noi, tra un po', il lardo di qualità, quello giusto di colonnata, quello sarà quotato in borsa. Quello che ci hanno sempre detto che ci fa male, che era pericoloso per la nostra salute, è che è un grande errore storico, quindi è un grande sbaglio considerare i grassi saturi come pericolosi, considerare i grassi in generale come pericolosi, ed è appunto un falso abbastanza ideologico che è stato introdotto dopo la Seconda Guerra Mondiale da Ansel Keys. Detto questo, nella scelta dobbiamo tornare indietro al mangiare, che cosa siamo fatti per mangiare, e quindi i grassi della nostra alimentazione devono essere quelli che fisiologicamente ci siamo evoluti per mangiare. Quindi da una parte, in primis, dobbiamo riscoprire i grassi animali di qualità, perché erano quelli che noi abbiamo sempre mangiato e abbiamo sempre prediletto insieme alla carne che cacciavamo. Quindi il limite, l'unico vero limite, è la qualità dei grassi animali che mangiamo. Gli animali devono essere allevati correttamente, devono essere animali magari neanche allevati, e quei grassi animali sono grassi che fanno bene all'organismo perché ci servono. Poi c'è tutto un capitolo che sono i grassi non saturi, che sono altrettanto protettivi, su cui c'è un sacco di letteratura e sappiamo che servono, che sono gli omega 3 e in piccola parte gli omega 6. Dove troviamo questi grassi che sono assolutamente indispensabili, assolutamente fisiologici? Ad esempio nei nuts, noci, nocciole, mandorle, nell'olio d'oliva. L'olio d'oliva è anche ricco di omega 9, che sono grassi ancora più importanti per il nostro organismo, e nei semi oleosi. L'unico problema dei grassi che arrivano dai vegetali e che il bilanciamento tra omega 3 e omega 6 è fortemente spostato verso gli omega 6. Quindi io devo sempre tenere in considerazione se sono una persona che è sana o se sono una persona che è già infiammata, e devo tenere in considerazione il fatto che sbilanciare l'alimentazione con troppi grassi vegetali, troppi grassi ricchi di omega 6, può aumentare il tono infiammatorio. E quindi questo è il motivo per cui io sconsiglio di usare gli oli di semi, che sono in grandissima parte fatti solo di omega 6, che quindi sono molto pro-infiammatori. Mentre invece c'è un bilanciamento più equilibrato nei semi che originano quegli oli. Da stare assolutamente lontani, assolutamente vietati, sono i grassi vegetali idrogenati, perché quelli vengono riconosciuti come, dall'organismo, come non alimenti, come qualcosa che assolutamente ci fa male, e su questo è l'unica cosa su cui siamo tutti d'accordo. Però i medici questo non lo sanno per niente, i cardiologi neanche. Qui non voglio prendermela con i colleghi, il discorso è molto semplice. Noi facciamo il discorso di grassi vegetali idrogenati. La gente non sa che tutti i grassi della pizza, della pizzeria, del ristorante dove mangeremo stasera, sono tutti grassi vegetali idrogenati. Perché? Perché l'olio d'oliva non regge la cottura e lo usi una volta, poi lo butti via come facciamo noi. Il ristorante non può farlo. Non può avere un menù con 20 portate se non usa i grassi idrogenati. Poi c'è un altro problema. I grassi idrogenati, quando tu fai un alimento industriale, a seconda della densità che vuoi, aumenti l'idrogenazione. Sì. Se lo vuoi liquido, idrogeni poco, se vuoi la margarina, l'idrogeni di più. Qual è il problema dei grassi idrogenati? È molto semplice. Andate a casa, comprate due paia di scarpe destre, mettete due paia di scarpe destre e poi fate una maratona. Allora, avere nella membrana cellulare degli acidi grassi trans è come avere due scarpe destre nei piedi e fare una maratona. Cosa ti succede? Muori di morte improvvisa, di infarto. E questo è il problema. Ma la gente non ha capito che tutti gli alimenti industriali sono pieni di grassi vegetali trans, compreso il cardiologo che non l'ha capito. Nel gelato, nella panna, nella torta, nella pasta, nella pizza, nel pane del fornaio ci sono gli acidi grassi idrogenati trans. E che la baguette parigina è piena di fruttosio e acidi grassi fino qua. Quindi la gente non sa più cosa sono gli acidi grassi saturi. In America il consumo dei grassi animali saturi, il burro, il lardo, anche da noi tra un po' il lardo di qualità, quello giusto di colonnata, quello sarà quotato in borsa, è talmente buono, talmente pregiato che non lo troverai più. Invece quando tu vai al supermercato e compri l'olio di colza, l'olio di semivari, l'olio che tiene la cottura, sì, ma tutta l'industria alimentare usa solo quegli oli lì, perché la brioche fatta con quell'olio lì dura un mese, la brioche fatta con l'olio d'oliva dura 3 giorni, e i biscotti?
Da noi ci sono delle fabbriche di biscotti che li fanno con gli oli d'oliva, ma sai quanto costa una scatola di biscotti? 15 euro! La scatola di biscotti normali costa 1 euro. Allora vorrei mica dirmi che i cracker sono tutti oli idrogenati. Allora c'è un altro problema, dobbiamo cambiare il dizionario. Perché se Giulia in casa si mette a fare i cracker, capito? Prima tu dicevi pasta 00 o pasta di mandorle, di nocciola. Sì, se lei fa la pasta 00, metti che io ho usato 100 grammi di pasta 00, ci metto l'olio extravergine d'oliva, capito? E poi ci metto il prezzemolo, e poi ci metto, capito, delle erbette varie. Quella a fare lì alla fine va a finire che è compatibile addirittura con i chetoni. Ma se tu mi metti, capito, l'olio vegetale pieno di omega 6, più mi metti la pasta taroccata, capito, che non ha più la crusca perché non è integrale, poi mi aggiungi un po' di fruttosio, così la pasta è più morbida. E capisci che alla fine della faccenda, perché la Francia che hanno il patè, bevono champagne e non hanno la mortalità cardiovascolare. Se fosse vero che i grassi saturi fanno male, loro fanno il patè di cinghiale. L'avete comprato la terrine, quella casalinga? C'è tanto così di grasso sopra, è una latta grossa così, la fanno col cinghiale, è tutto fegato di cinghiale e grassi, e ne mangiano 4 etti al colpo. Ma la mortalità cardiovascolare in Francia è un decimo di quella dell'Inghilterra, che invece al ristorante, in pizzeria, quello che è, mangia questa roba qua. La pizza se la fa lei in casa e me la fa con farina integrale, 4 cereali, poi mi mette l'olio d'oliva, poi ci mette 2 cm di prosciutto sopra e la mangio una volta alla settimana, mai morto nessuno a mangiare la pizza. Il problema è che quello che tu mangi non è pizza, quello che tu mangi è oli vegetali, quello è surgelato. Oli vegetali, e poi mettono sale, zucchero, fruttosio e oli vegetali perché aumenta il gusto. Aspartame e glutammato.